Zero positivi in campagna per il terzo giorno consecutivo, zero nuovi contagiati in Irpinia, finalmente giorni di buone notizie che comunque non tranquillizzano completamente soprattutto i sindaci dei comuni dove si sono registrati i casi di nuovi positivi. Primi cittadini a Asle infatti proseguono con il monitoraggio sui territori interessati come nel caso di Montoro dove il primo cittadino ha chiesto di sottoporre a tampone circa 70 persone, contatti stretti ma non solo della persona risultata. Positiva. Girolamo Giacinto segue le orme del collega di Santa Lucia di Serino dove, anche se manca ancora l'ufficialità, sono risultati negativi 95 tamponi fatti eseguire sulla popolazione. Nei prossimi giorni anche i sindaci di Serino e San Michele di Serino faranno eseguire una serie di test sierologici su parte della popolazione. Nel Serinese dopo i 17 contagiati gli amministratori vanno avanti con il monitoraggio per tranquillizzare la popolazione ma soprattutto per mettere fine a una serie di notizie che secondo i sindaci sarebbero state diffuse in maniera errata. Non bisogna creare allarmismi perché la situazione è pienamente sotto controllo, i casi sono stati da subito isolati e sono dello stesso nucleo familiare. Abbiamo un paese con un potenziale straordinario, forse uno dei più ricchi in termini di patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico e naturalistico, un insieme di fattori che rappresentano la chiave di volta dell'economia locale. Così l'assessore alla cultura, turismo e sport del Comune di Serino, Sabino Matta, che attraverso un comunicato afferma: "La nostra comunità è stata vittima mediatica di qualche testata che ha parlato di possibili focolai, è tutto falso". Scrive: L'esiguo numero di attualmente positivi ne è la prova. Notizie che, a quanto sostiene l'assessore, hanno determinato nell'ultimo weekend disdette per ristoranti e numero di visite più che ridotto presso i siti di interesse.